Ragazzi, io sto caricando i video. Nonostante che vado a 10 mega, 8 mega, non mi fa un cacchio perché la rete è satura. Ora vi dimostro la stessa cosa che vi ho detto in quel video quando ho fatto il discorso di quando si scroccano la linea, che quando è data 5 mega è su 20 mega, non aspettate neanche 5 mega, già il 5 mega è brutto, non aspettate nemmeno 10 mega, diciamo che è abbastanza. Perché anche se metti a scaricare puoi sempre vedere il video in Full HD come minimo. Anzi, minimo. Ora vi faccio vedere quanto va. Va così piano perché sto caricando un video su YouTube. Ok. 0,20 sarebbe 200 KB al secondo. In scaricamento sono 4 KB, no, 40 KB al secondo. 1,52 MB. Ok. C'ho una rete da schifo perché sto caricando 4-5 video. È già un miracolo che si riesce a navigare. Facciamo un altro speed test. Se sentite parlare, che sto sul balcone. Facciamo un altro speed test. Allora. Ok, 0,3. Ok, se adesso carico. Cioè, carico. Se adesso carico. Aspetta. Adesso provo a caricare un video su YouTube. Ora ne sto caricando, guardate, 1, 2, 3 e 4. Io prima non riuscivo neanche a navigare, però adesso un pochino ce la fa, nonostante che sto caricando 4 video. Prima ne caricavo solo uno e non riuscivo a caricare. Questo è il video mio, vediamocelo, facciamoci due risate. Vediamo prima di tutto se ce la fa. Anche se non penso, perché c'è poca connessione, variante da 003 30 KB 1 MB variante. Di regola non dovrebbe neanche partire. Se il video parte, ma si bloccherà tanto. Diciamo che carica va a schifo perché sto caricando 7 mi piace a questo video. Grazie per il mi piace, ma anche per non mi piace perché siete l'onestà prima di tutto, onestà, trasparenza, questo è ben accetto da me. Come vedete vanno schifo perché sto caricando il video su YouTube. Mi stupisce che riesci a caricare. Sto sul balcone, ma prima neanche sul balcone, prima mi affacciavo sul balcone, non caricava Google, non caricava gli audio su WhatsApp, non caricava niente. Ora da quando ho rimesso che il telefono, ho cancellato i login, no, robe mie, tuttora, no, tutto a posto. E il login praticamente quando un tipo è tizzaccaio ti entra nella scheda telefonica. La SIM viene hackerata praticamente tramite un altro dispositivo o se dato in mano un telefono, una persona,
un'altra persona, che io vivamente consiglio di non farlo. Tenetevi il telefono in mano e controllato costantemente. E se trovate qualcosa che non va al cellulare, comunque a prescindere, andate a denunciare, perché non è lecito che queste persone facciano i forti loro. No, comunque devo ammettere che funziona abbastanza bene. Ok, adesso testare un'app. Questo fa lo zoom all'infinito. Sapete cosa vuol dire lo zoom all'infinito? Che zoom? Lo zoom all'infinito, ricuse. Ciao. Sì. Ok. Solo questa volta. No, grazie. Ok, adesso testiamolo. Allora, lì sta il parco. Non so. Dovrebbe vedersi. Ora sto per zoomare una casa che sta lì. O arriva oltre zoom 100. Ehi, teniamo premute, vaffanculo. Cioè, un altro po' io è come se sto su quel marciapiede. No, 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 rifiuta. Adesso testiamo lì. Lì il balcone sta lì, vediamo. È troppo facile. Vediamo se si vede il logo di un supermercato. Andiamo lì. Facciamo il logo del supermercato. Chiaramente non capisco se. È solo che si vede sgranato, ma è normale perché quando zoomi perde di pixel. Oggi, anzi, è già strano che si vede per 50 quasi quasi perfettamente. Su cosa lo posso testare? Vediamo un po'. Una nuvola, no, perché non si vede un cacchio. Posso provare. C'è una gru. Proviamo sulla gru. Vabbè, troppo facile. Lo zoom proprio alla gru. Sembra che poi si ferma lo zoom, invece continua, ma sempre più lento. Solo che dilata un po'. Che diciamo che lo zoom massimo sopportabile sui 50, anche se poi comunque perde di qualità. Allora, cosa fare? Abbassare la luce. Fatto, se la mette tanto si vede un cazzo. Mettetela minimo, mettete più o meno così, ecco. E vedrete che la qualità sarà più ottimale, in teoria. Sì, infatti è più decente. Si vede uguale a prima comunque, però si vede un po' più, con la luminosità al minimo, diciamo che già di notte non viene forzato. Si vede un attimino. Si vede un attimino meglio, vediamo un po'. Vediamo chi sta in mezzo al giardino. Vediamo un po'. Non si vede nel merito, cavolo. Ma sembra. Cioè, io sto vedendo una macchina che sta girando. Questa testa andrebbe usato. Non lo so, andrebbe usato come test lì. Allora, prima si vedeva sgranato, dopo ai 80. Ora si vede sgranato sempre dopo gli 80, però la visibilità diciamo che è un po' più ottimale. Questa all'albero. Testiamolo sui parametri del muro. Sì, la qualità
Direi che è più che accettabile, si vedono i segni di del muro. Diciamo che si vede bene. Testiamo uno. Sì, ma chiaramente dovete avere un telefono di 100 megapixel per non vedere sgranato, perché se fate uno zoom così è già tanto che si vede bene. Io ho un 40 megapixel, sembra poco, però dai. Io ho il massimo a 10, però dai, anche a 20, 30, vedete, oltre 3 volte tanto, 4 volte tanto il massimo. Diciamo è più che accettabile, la qualità è, diciamo, che è più che accettabile. Se vedo il supermercato da dove sono già provato, zoomiamo al massimo, vediamo al massimo ma si vede un cazzo. Cioè, se io mi fermo la mano, cioè io la mano sto riprendendo e non si vede niente. Testiamo lo zoom sui, io direi che sulla pelle, solo che qua manca la messa a fuoco e non mi piace, so che non si vede niente, cioè vediamo. Quando raggiungiamo i 200 si vede sgranato, ma è ovvio perché già è troppo. Non esiste nessun telefono che zooma di 100, no, oltre 100, in quanto che sappia. Questo zooma all'infinito, ma non è il telefono, è un'applicazione praticamente che zooma con la telecamera all'infinito. Vediamo la qualità. Vedete, però quando già si arriva a 90 è già un miracolo, quando si arriva a 90 tu aumenti ulteriormente. Seguiamo con lo scooter, ragazzi. Ti seguo, ti ho perso. Mi ha fregato. Ma c'è cazzo. Allora, zoomiamo. Vediamo, il limite secondo me è sopportabile, non andare oltre gli 80. È già 80 si vede, oltre i 60, però questo giova questa applicazione, perché comunque già che si vede bene a 40, voi avete una foto che necessita tipo lo zoom arriva massimo a 10, con quest'app potete arrivare a 20 e lo zoom che vi serve per con l'immagine è 20 o 30, 50, vi dà una mano. Solo vedete che se metti più di 50, infatti inizia a perdere di qualità. Guardate proprio, guardate, metto 50, forse anche di meno, 30, vedete già i dettagli, piano piano si perdono. Perché succede questo? Perché l'immagine diventa sempre, è come se fa lo zoom su una foto e perde i pixel, cioè praticamente perde i pixel, cioè perde la gruppa di pixel dell'immagine, che strano. Ragazzi, si è vista una persona sul giardino, non so se si è visto. Una persona che attraversa. Sì.
Questa casa, guardate quanto è lontana. Per solo euro. L'applicazione si chiama così. Maximum Zoom. Insomma, sembra buono, però quando zoomi troppo perde di qualità. Vabbè.